Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Il finale di stagione del Paradiso delle Signore 7 potrebbe stupire gli spettatori, Marco svela il tradimento di Stefania? È possibile che nel finale di questa stagione del Paradiso delle Signore ci sia un grandissimo colpo di scena, che lascerà tutti senza parole. Infatti, potrebbe essere fatta chiarezza sul rapporto tra Marco e Stefania. Lei ha un altro uomo? Secondo le anticipazioni, Marco confesserà che il rapporto con Stefania è giunto al capolinea, ma qual è il motivo scatenante? Inizialmente non renderà pubbliche le cause che si celano questa amara decisione, ma qualcosa potrebbe cambiare. Il finale di stagione sarà tutto concentrato sulla storia d'amore, ormai consumata, tra Marco e Stefania. La coppia più amata di questa fortunata stagione della soap opera è destinata a dirsi addio, nonostante la grande sofferenza di entrambi. Il Paradiso delle Signore 7, il grandissimo colpo di scena. Sono sposati da pochissimo, eppure il loro amore non ha funzionato, non è stato forte abbastanza da superare tutte le difficoltà. Dopo la fine della relazione, Marco rientrerà a Milano per ricominciare una nuova vita senza Stefania. I motivi della loro separazione, però, non convincono né il pubblico né i personaggi che abitano l'universo del Paradiso delle Signore. Tradimento Marco-Stefania, cosa dicono le anticipazioni? Cosa è successo veramente tra Marco e Stefania che li ha portati a questa drastica decisione? Forse, dietro l'addio, potrebbe nascondersi altro. Il finale di stagione si preannuncia pieno di colpi di scena. Marco, in un colloquio con la contessa, ha svelato che forse Stefania potrebbe non sentire la sua mancanza. Una frase forte, che allude a una teoria: Stefania potrebbe essere stata presa proprio dalla figlia di Ezio e Gloria. È probabile che dietro la separazione ci sia un tradimento o un interesse molto forte che Stefania nutre nei confronti di un altro uomo. La teoria è che la giovane abbia un amante, motivo per cui Marco ha deciso di tornare al sicuro, dalla sua famiglia a Milano. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.